Ciao! In questo video ti mostro alcuni esercizi a basso impatto e a corpo libero che puoi svolgere tranquillamente a casa tua mentre il resto della famiglia dorme. Ricordati di fare sempre riscaldamento prima dei workout e ne trovi alcuni esempi sul mio canale. Come primo esercizio ti mostro una versione modificata del dive bomber. Posiziona le mani in linea con le spalle e piega le braccia mantenendo i gomiti stretti. L'addome è contratto. La schiena non si inarca. Il movimento termina andandosi a sedere sui talloni e devi cercare di percepire l'allungamento della colonna. Espira durante la spinta. In questo esercizio focalizziamo l'attenzione sulla colonna dorsale. Contrai l'addome ed il pavimento pelvico, solleva il busto mantenendo le braccia flesse a 90 gradi e lo sguardo a terra. Espira contraendo l'addome ancora di più. Mantieni 3, meglio 6 secondi la posizione. Non sollevare le gambe e non rilassare mai l'addome. Come terzo esercizio ti propongo un classico, le estensioni dell'anca. Mantieni l'addome contratto, l'ombelico in dentro ed estendi l'arto inferiore contraendo il gluteo. Poi flettilo portando il ginocchio al petto, senza arrotondare la colonna. Espira durante l'estensione della gamba. Non perdere la posizione corretta della tua colonna, quindi non devi inarcare la schiena. E quando estendi la gamba, devi contrarre sia il gluteo che gli addominali al massimo. Questo quarto esercizio è il più rischioso se non esegui la corretta contrazione dell'addome prima di sollevare la gamba, che deve coinvolgere anche il pavimento pelvico. Se tu noti, osservando la mia pancia, ti accorgerai che eseguo la contrazione ogni volta prima di sollevare l'arto. Quindi espira durante il sollevamento, mantieni le spalle lontane dalle orecchie e contrai al massimo il tuo addome e il pavimento pelvico, in modo tale che quando tu sollevi la gamba senti il tuo busto e il tuo bacino bloccati all'interno di un corsetto addominale che crei tu. Il ponte è uno degli esercizi più efficaci per la tonificazione dei glutei e questa è una variante in cui si attiva anche esterno ed interno coscia grazie a questi piccoli movimenti. Non cedere con il bacino, si deve sempre mantenere in linea con le cosce, quindi mantieni l'addome contratto, respira e apri e chiudi le ginocchia. Questo è l'esercizio dedicato ai tricipiti e alla parte posteriore della spalla. Per eseguirli nel modo corretto devi piegare le braccia tenendo i gomiti stretti. Il bacino segue il movimento, ma non è il bacino stesso che sale e che scende spinto dalle gambe, perché se fai così non lavorerai sui tricipiti. Quindi il peso va tutto sulle mani. Durante il piegamento porta il tuo bacino leggermente in avanti così da percepire il lavoro sulla parte posteriore del braccio. Le spalle si mantengono sempre lontane dalle orecchie e devi espirare durante la risalita.
Come sempre spero che questo video ti sia stato utile, se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale, seguimi su Instagram perché posto sia esercizi diversi da YouTube che ricettine utili anche per i bambini, non solo per noi, e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!